Radio, salutiamo anche un nostro amico che ci scrive da San Francisco, oggi molto molto statunitense. Non potrebbe essere che la società confermi le voci su Chaka proprio perché vuole far scendere il prezzo di qualche altro giocatore tipo Cup Miners? Vedremo se sarà così, signorine. Potrebbe essere un'ipotesi. Salutiamo il nostro amico da San Francisco, ma salutiamo soprattutto in diretta con noi per la prima volta qui sulle frequenze di Rete Sport un ragazzo che si è fatto conoscere molto perché è uno dei primissimi youtuber, che è un po' una figura quasi mitologica, è una professione direi, perché influencer, oggi sì, youtuber, oggi è quasi un lavoro. Molti ragazzi lo hanno cominciato a fare per passione pura per il calcio, per la Roma in questo caso, perché parliamo di un ragazzo tifoso della Roma che ha scritto anche un libro per raccontare un po' il dietro le quinte di questa attività. È con noi Simone Filippone, detto Sick Wolf. Ciao, buon pomeriggio, anzi buonasera Simone. Ciao Simone. Ciao, buonasera a tutti, grazie mille. Grazie a te per partecipare al nostro programma e insomma ti chiamiamo perché siamo curiosi di capire questo mondo degli youtuber ai quali tu appartieni. Dalla prima ora mi raccontavi in privato, sono più di 7 anni che lo fai, hai iniziato raccontando le tue così emozioni e i tuoi pensieri su quella che era l'attività della Roma in campo, ma non solo, poi spazi molto su altre tematiche. Recentemente mi dicevi hai scritto un libro che, se non sbaglio, si intitola Ad Maiora, nel quale racconti tanti aneddoti legati a questa professione che è diventata lo youtuber. Hai 500.000 iscritti, vedevo, sul canale YouTube, che ti ha permesso poi di conoscere tanti personaggi dello sport, del mondo del calcio, giusto Simone? Sì, esattamente. Ho iniziato 7 anni fa, ho iniziato un po' per scherzi in realtà, perché poi avevo la grande passione di diventare giornalista, passione che poi ho tenuto con me, però il mondo di YouTube mi ha dato l'opportunità di diventarlo a modo mio, perché poi sì, effettivamente è quello il lavoro che si fa giornalmente, io giornalmente pubblico video. Ho iniziato, ripeto, per scherzo, era ancora a scuola, quindi ero lì che pubblicavo il mio video, io grande tifoso romanista da sempre, proprio da famiglia, grande tifoso romanista, abbonamento allo stadio da 15 anni, quindi andavo allo stadio, poi facevo il mio post partita in cui raccontavo la mia, dicevo la mia, e poi pian piano poi è diventato proprio un lavoro, con tutto poi quello che c'è dietro effettivamente, che magari non si vede davanti, ma tutto il lavoro che c'è dietro e tutto ciò che questo ha portato poi. Insomma sì, perché immagino che poi tu hai detto bene Simone, devo chiamarti Sick Wolf, dimmi tu perché voglio... è uguale, assolutamente uguale. No, preferisco Simone perché è più diretto, dai, al di là del nick professionale che hai, che... E come nasce, ecco, questo soprannome? Questo è curioso. Allora guarda, io ho scelto un nome all'inizio, Sick Wolf sarebbe lupo malato, ma in realtà sì, poteva essere qualcosa tipo Sick Wolf Football, lupo malato di calcio, sì, lupo ovviamente riferito alla Roma, e certo, poi Sick Wolf Football era oggettivamente bruttissimo, allora ho lasciato Sick Wolf, poi alla fine è andata, quindi quello poi è rimasto effettivamente il nome. Mi fa ridere che poi la gente quando mi fa messaggio dice grande Sick, e poi vuol dire malato, però sì, fa ridere, però ormai è diventato me anche. Eh beh, ci sta, insomma i soprannomi poi fanno parte della vita di tutti sì, noi, quindi ci mancherebbe. Senti, mi chiamano il diversamente utile in questa radio, quindi no, Simone, non è vero, non è vero quanto possa far parte Simone, della Simone, arrivano delle curiosità per te. La domanda che molti si fanno è io ho parlato di professione perché conosco un po' il mondo social, il mondo degli influencer, un po' il mondo anche di internet, e so che può diventare anche una sorta, non dico di primo lavoro, ma sì, qualcosa che generi anche una remunerazione. Cioè tu guadagni con questo mestiere, cioè guadagni tanti soldi. Quanti soldi guadagni? Sì, sono curioso, io so, ragazzi, conti in tasca le persone, non ho capito, no? Ma, se no che lo chiamiamo a fare, cioè quanto incassi tu al mese con grano, no aspetta, fallo rispondere, l'hai fatto, fallo rispondere per il grano, vai, quanto ti metti in tasca parlando di calcio? Ma guarda, allora ti spiego nel dettaglio, ti dico, vai. È un mondo dove puoi fare parecchi soldi come puoi non farne assolutamente nulla, dipende da cosa succede, dipende da come vanno i tuoi video, dipende da che cosa parli. Certo. Cioè, il periodo durante il Covid è stato praticamente nullo, però in questo momento, e lo è ormai da un paio d'anni, è il mio lavoro primario assolutamente, cioè io lavoro con YouTube per 8, 9, a volte 10 ore al giorno, perché... Tu dici che ci vorrà mai a fare un video, a metterlo lì. In realtà c'è molto di più, perché poi quello che magari vedi, no? Che dici, vedo un programma TV in cui c'è un tipo che parla, c'è una regia dietro, c'è un montaggio, e tutto quello faccio io. Cioè, è diventato, che so, dici, metti la musica sotto, c'è la musica, tutto quello lo faccio io. L'esportazione, l'editing, lo faccio io. La stesura, il programma, lo faccio io. E quindi è un lavoro spesso lungo, io lavoro di base, ripeto, 8, 9, anche 10 ore al giorno,
è un lavoro lungo, però è il mio lavoro e quindi lo prendo come tale. Bene, quindi hai eluso la risposta sul quantum, ma hai spiegato il tecnicismo che ci sta e ti fa onore, ci mancherebbe. Insomma, sono curioso perché, Giorgio, poi io parlavo di professione non a caso, perché immaginavo che ci fosse questo tipo poi di attività. Vai. Io ho una curiosità clamorosa, perché oggi, quando abbiamo sentito parlare per la prima volta di Superlega, qualcuno ci ha spiegato che chiaramente oggi i gusti dei tifosi, soprattutto quelli più giovani, sono cambiati. Che paura. Oggi i giovani non guardano più le partite di calcio, ma cercano magari le sintesi, vogliono prodotti più smart, più veloci. Sì, ecco, sì. Sei d'accordo? Tu che hai il polso della situazione proprio dei giovani che ti seguono magari anche su YouTube e sui vari canali, cioè pensi che veramente i ragazzi non siano più interessati alle partite? Cioè, io non potrei vivere senza calcio, ho giocato e visto. Vale questa cosa anche per i giovani di oggi? Questa è una frase che viene da Florentino Perez, in realtà. Sì, di prima di tutto lui presentando la Superlega, e credo che sia una gran paraculata, in realtà. Perché se i giovani non vedessero più il calcio, non vedrebbero 60.000 persone un mio video in cui parlo di Bologna-Cagliari, perché ovviamente se tu non vedi il calcio non te ne frega nulla. Questa, secondo me, ripeto, è una sorta di paraculata, perché il Real in quel momento aveva bisogno, problematiche, eccetera. Certo. Ma io non credo assolutamente che i giovani non vedano più il calcio. Ecco, una cosa che posso dire, questo sì, è che forse in questo momento storico ci sia troppo calcio. Ci hanno un pochino per colpo, ovviamente non del calcio stesso, perché poi tutte le problematiche che ci sono state le conosciamo, siamo stati fermi 3 mesi, abbiamo dovuto recuperare. Però quello che dico io è che ci hanno un pochino ammazzato l'attesa, perché io... ovviamente ti ripeto, fin da piccolo dicevi: il lunedì non vedevo l'ora che arrivava la domenica, perché c'è la Roma. Adesso il lunedì non vedo l'ora che arriva il martedì, e poi il giovedì, e poi il sabato, e poi il martedì, e poi il giovedì, e poi si gioca ogni 2 giorni, ogni 3 giorni. Io lo apprezzo, perché io sono malato di calcio, però capisco anche che molti ovviamente abbiano abbassato il loro grado, e prima magari ti guardavano tutte le partite della domenica, adesso ti guardano la loro squadra, perché già che gioca 2 volte a settimana, 8 volte in un mese è tanto. Senti Simone, prima di salutarti vogliamo ricordare questo tuo libro che hai scritto, che insomma racconta un po' il dietro le quinte di questa vostra attività, e secondo me adesso, al di là del fatto che si possa pensare sia giusto o sbagliato passare tante ore su YouTube eccetera, sai, immagino Simone che poi, come in tutti le professioni tra virgolette, tutti i settori, soprattutto quello online, ci sono critiche, ci sono insulti, ci sono pensieri positivi, quindi fa parte del gioco, però insomma mi fa piacere capire cosa hai trascritto a grosse linee in questo libro. Sì, allora, il libro si chiama Ad Maiora. Sì. E questo perché? Perché si chiama Ad Maiora? Ad Maiora vuol dire verso cose migliori. Ora, l'idea è quella di arrivare ovunque. Questo è il messaggio che io cerco di passare da sempre. Cioè, si parla di influencer, no? Sostanzialmente l'influencer è quello che punta, si dice, a cambiare, a influenzare la gente. Non punta, però quello è il fine. Si parla di influencer. La mia idea è sempre stata quella di dire alla gente: ci arrivi, se tu ci credi veramente ci arrivi, se tu ce la metti tutta ci arrivi in qualche modo, ci arrivi, ovviamente sempre lealmente, però ci arrivi. E questo è il messaggio che lancio con il libro. Io dico, io sono stato ospite a vedere Liverpool Tottenham in finale di Champions, nel conferenza stampa con Roberto Carlos, ho fatto e presentato un evento di padel con Totti. E tu dici: com'è possibile? Partendo dal nulla, perché ci credi, ce la metti tutta. E sono arrivato, l'ho detto spesso, è una testata giornalistica anche mia, dove appunto siamo sul mercato, abbiamo l'app, e sono stato quindi spesso anche al mercato, al Meliá, a confrontarmi con procuratori, giocatori, eccetera. E dici: come ci sei arrivato? Credendoci. Questo è il messaggio che voglio passare prima di tutto a tutti quelli che mi seguono, non tipo parlo di calcio che bello, ci punti, ci credi veramente? Allora fallo. E Ad Maiora è un po' questo, e per questo spiego tutto il dietro le quinte, come ci si arriva. Ad Maiora è sostanzialmente questo, verso cose migliori, sempre verso cose migliori. Il bello deve ancora venire. Ma staremo a vedere. Complimenti per questa iniziativa. Io devo dire che non ho mai avuto nella mia vita nessuna preclusione per nulla, quindi sono sempre molto curioso di capire quello che accade intorno a me. Bisogna innovare, caro Checco, nella vita, altrimenti si rimane fermi. Ripeto, questo è uno dei messaggi poi, che a me piacciono di più. Se Simone la vive così, con questa spensieratezza, io ho letto, so che ci sono state anche delle guerre tra youtuber, gente che si rispondeva, insomma, cose veramente meschine. Quindi se la si vive pensando a
come c'è stessi. Tra le radio e tra... sì, ma perché tutti i settori della vita, l'invidia e insomma in qualche modo anche l'idea di farsi pubblicità a vicenda, poi c'è qualcuno che si mette pure d'accordo, succede. Simone, ma strilli come un pazzo quando segna la Roma? Cioè questo lo fai sempre? Sì, per forza, tant'è che sono sempre perennemente in guerra col vicino che mi dice basta. Ragazzi, quello vale, Roma, basta. Vale per tutto. Accendi la TV e guardala anche tu, cioè. Esatto. Bene, insomma, ricordiamo Ad Maiora, scritto da Simone Filippone, in arte Sick Wolf. Trovate ovviamente, lo dico anche a Simone, il podcast sul nostro canale Mixcloud, tra pochissimo Mixcloud Rete Sport, così chi vuole può andarsi a risentire la tua intervista. E insomma, grazie, in complimenti, in bocca al lupo e ti seguiamo. Io mi sono iscritto poco fa e quindi ti seguo anch'io, va bene? Grazie mille davvero. E allora buona serata e buon ascolto. Grazie, ciao. grazie a Simone, grazie a Sick Wolf, personaggio del YouTube, di Sick questo Wolf. Mondo che oggi, su cui oggi abbiamo voluto aprire così una finestra di approfondimento.